God Save the Wine, il vino che verrà. Siamo con Davide De Ranieri e siamo a Terricciola, un posto molto particolare con una grandissima storia e con una prospettiva direi interessante su quello che potrebbe succedere in questo 2013 per il vino italiano e in particolare il tuo. Che cosa ti aspetti che succeda? Allora, innanzitutto mi aspetto che proseguano tutta una serie di trend di fondo che da tanti anni che stanno proseguendo, quindi la valorizzazione dei vini territoriali, in buona parte, anche se non dominante, una valorizzazione del biologico e del biodinamico, la riscoperta, che ormai è già stata scoperta da tanto tempo, degli autoctoni, questo sicuramente, e poi proseguirà il trend di fondo del consumatore. Il consumatore, non solo per motivi di prezzo e per motivi di disponibilità scarsa, diciamo, di acquisto per via della crisi. Al di là della crisi abbiamo visto che è da tanto tempo che il consumatore comunque ha una sempre maggiore attenzione derivante da una curiosità, ma una curiosità, diciamo, attenta, selettiva, guardinga nei nostri confronti, è molto molto disposto ad aprirsi a sperimentare cose nuove, ha molta voglia di imparare, ma sta iniziando sempre di più ormai a ragionare con la propria testa. Quindi un consumatore di questo tipo adesso e negli anni a venire sarà un'arma a doppio taglio, no? Perché un consumatore intelligente, probabilmente direi uno dei consumatori più intelligenti a livello di tipologia, no? Non è il classico acquirente di televisori, cioè l'acquirente di vino è una persona molto, e non gli puoi raccontare balle, diciamo, devi effettivamente essere genuino, schietto, diretto, è una bella responsabilità per il produttore. Assolutamente. Mai come nel vino le bugie hanno le gambe corte e mai soprattutto in questi anni, però io penso che da parte nostra quindi a questo punto si apre appunto un'opportunità. Più sei aperto, più sei schietto, come amiamo dire da noi in area pisana, e più c'è uno scambio reciproco di, chiamiamola educazione reciproca, fra consumatore e produttore, e più a questo punto il consumatore potrebbe premiarti a te come produttore, soprattutto se mantieni questa apertura, questa trasparenza e questa anche costanza di qualità nel lavoro negli anni. Per esempio, questo è Nantia, che ormai comincia ad essere da qualche anno che lo fate, è sempre stato così, insomma, un bordolese piuttosto orgoglioso e fiero e col suo carattere, no? Senza nascondersi. Appunto, infatti questa, fra le cose belle della zona della Valdera, delle colline pisane, c'è appunto il fatto che la versatilità di questi luoghi, di questi territori, permettono di esprimere sia grandissime versioni di Sangiovese, ma anche eccellenti produzioni dei cosiddetti internazionali. Ormai lo stile, diciamo, della costa toscana dalle nostre parti è pienamente attecchito ed è pienamente portato avanti dalle migliori cantine della zona, e quindi questo è un tipo di prodotto che ha ormai una costanza qualitativa di impronta stilistica che è da anni che viene confermata e apprezzata. Quindi, non solo centinaia di anni di vino che viene fatto in quella zona, ma anche le aziende cominciano a lavorarci qualche anno, quindi ottimismo per questo 2013, via. Assolutamente, dovere di essere ottimisti, però anche, come dire, un ottimismo che ci viene da situazioni che quotidianamente riscontriamo specie nell'incontro con i consumatori, specie da noi in cantina o in manifestazioni come questa God Save the Wine a Firenze, vediamo che è la migliore maniera proprio per crescere reciprocamente, diciamo. Bene, grazie Davide, grazie, buon 2013.